Nei primi 10 mesi del 2023 le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 7 milioni, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto rende noto l'INPS, aumentano i contratti di lavoro intermittente, a tempo determinato e stagionali, mentre sono in calo apprendistato e tempo indeterminato, oltre ai contratti in somministrazione. Le trasformazioni da tempo determinato fino a ottobre 2023 sono state 653.000, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2022. Contemporaneamente le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono state 83.000, in flessione del 15%. Le cessazioni fino ad ottobre del 2023 sono state 6,2 milioni, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il saldo tra assunzioni e cessazioni a ottobre 2023 è stato positivo per 4.000 unità. Il 2024 parte con ottimismo per il settore del turismo organizzato, malgrado alcuni elementi persistenti di preoccupazione. L'indagine di FTO, Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, presentata durante la Convention 2024 dell'Associazione a Malta, evidenzia come su un campione di circa 200 operatori aderenti, il 45% ritenga che l'anno in corso andrà meglio del 2023. Solo uno su cinque, invece, si aspetta un peggioramento. Tracciando un bilancio delle festività appena trascorse, il 39% afferma che il periodo natalizio ha visto un miglioramento rispetto all'anno precedente dal punto di vista del giro d'affari, mentre solo il 29% crede sia andato peggio. Agenzie di viaggi e tour operator segnalano tuttavia un approccio diverso da parte del cliente nel post-pandemia. In particolare, per la maggioranza degli intervistati, il viaggiatore è più informato, esigente e richiede servizi personalizzati. Il 38% osserva che è aumentata la richiesta di sicurezza e quindi di servizi assicurativi aggiuntivi. L'inflazione pesa e per un quarto degli imprenditori del turismo organizzato, i cittadini che viaggiano si orientano di più verso opzioni a basso costo. Tra le motivazioni che fanno guardare al futuro con ottimismo si segnalano la fine delle paure legate al Covid, il ritorno alla voglia di viaggiare, per qualcuno una migliore organizzazione aziendale o il boom di prenotazioni già in avvio di anno. Mentre tra le note negative pesano soprattutto il caro prezzi, la compressione dei redditi delle famiglie e la difficile congiuntura geopolitica. Focus sull'agricoltura e il clima che cambia per dare risposte concrete attraverso l'innovazione e la ricerca. È questo il filo conduttore della 116esima edizione di Fiera Agricola presentata a Roma, che si svolgerà a Verona Fiere dal 31 gennaio al 3 febbraio. 11 padiglioni occupati e un'area esterna destinata alle prove dinamiche dei mezzi agricoli. 820 espositori provenienti dall'Italia e da 20 paesi esteri, delegazioni e buyer internazionali da 28 paesi accreditati. Il direttore commerciale di Verona Fiere, Raul Barbieri. Grandi numeri, grandi aspettative per un evento giunto alla 116esima edizione, che è sempre stato un motivo di grande richiamo e grande interesse per gli agricoltori, perché a Fiera Agricola da sempre, e lo testimoniano i 140 convegni, si viene per aggiornarsi, per cercare di migliorare il proprio modo di essere agricoltori, soprattutto in un periodo come questo dove con i problemi legati al cambiamento climatico, alla scarsità delle risorse in natura, è necessario reinventare questo ruolo. Fiera Agricola 2024 ospiterà inoltre gli stand del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e di Casa Veneto di Regione Veneto, una porta aperta nel dialogo fra imprese agricole, espositori e istituzioni. Il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo. Manca da 2 anni Fiera Agricola, dunque abbiamo fatto un lavoro in questi 2 anni, davvero ci siamo rimboccati tutte le maniche, uno staff di Fiera Agricola che ha lavorato davvero in maniera incessante, girando tutta l'Italia, proponendo tutte le novità che andremo a presentare nel nostro quartiere fieristico, con una importante presenza anche del governo. Avremo il ministro Lollobrigida all'inaugurazione, tanti dibattiti, format innovativi per presentare i nuovi prodotti anche d'avanguardia a chi verrà a trovarci nel nostro quartiere fieristico a Verona. Pressione fiscale al 41,2% nel terzo trimestre 2023, in calo dello 0,2 rispetto al terzo trimestre del 2022. Questa è l'analisi dell'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche.
il reddito disponibile delle famiglie segna un più 1,8% sul trimestre precedente e i consumi aumentano dell'1,2%. Stimata al 6,9%, la propensione al risparmio segna più 0,6% sul secondo trimestre e il potere d'acquisto più 1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,50%. Il deficit in rapporto al PIL migliora e cala al meno 5%.